È meraviglioso e sono pienamente, veramente soddisfatto. Sono riuscito a far capire l'intelligenza, la virtù, la capacità, la forza di carattere di mia figlia Evelina. Brava Evelina, e lo dico io e quindi ne sono orgoglioso. E non concordo su quello che lei ha fatto per ragioni molto diverse da quelle che sembrerebbero sulle prime essere così evidenti che tutti hanno commentato, tutti, dando ragione a lei. E certo, ha ragione, perché non c'è niente di più penoso, ridicolo, inutile del Grande Fratello. E quindi ha fatto bene a dire di no, lo so bene anch'io. Non c'è bisogno che me lo dicano i tanti osservatori che all'articolo sul Corriere, Garbi arrabbiato per il no della figlia Evelina al Grande Fratello, hanno risposto nei termini che sono evidenti, cioè che ha fatto un gesto di carattere. Ma proviamo a vedere alcuni commenti, i primi, che sono assolutamente esemplari. Io avrei sbagliato perché le ho rimproverato di non aver accettato. No, non l'ho rimproverato di non aver accettato. La cosa non riguarda me, riguarda lei. Lei ha 22 anni, ha interrotto gli studi, ha fatto studi in scuole importanti e io l'ho sostenuta. Non so se arriverà mai a una laurea. E quindi mi chiedo che lavoro vuole fare. Vuole lavorare nella moda, in un settore che non è lontano dallo spettacolo. E quindi un'offerta che viene dalla televisione può essere valutata. Al di là della bontà, non le hanno chiesto di fare, potevano chiederle come non l'hanno mai chiesto a me, un programma di arte o i commenti alla letteratura. Non te lo chiedono, non te lo chiedono e non ti pagano. E quindi tu devi pensare di arrivare a fare un lavoro. E il lavoro qual è? E quando arriva? E come lo fai? E quanto guadagni? Allora ho fatto una riflessione che non hanno capito i lettori, che con molta abilità uno può difendersi senza rifiutare, mostrare che è intelligente in uno spazio volgare, in uno spazio di pettegolezzi, in uno spazio di una televisione che tutti guardano ma tutti criticano, in cui tu puoi far riconoscere la tua intelligenza. Lei l'ha fatta riconoscere dicendo un no. E dice: ah, ma lei dovrebbe essere così intelligente. Ah, cosa c'entra la cultura? Sua figlia è stata molto più brava perché ha detto di no. È facile dire di no, ma poi a cosa dici di sì? E quando trovi un lavoro? E cosa hai studiato per trovare un lavoro che corrisponda ai tuoi studi? Ecco, lo dico molto felice che Evelina abbia ottenuto questo consenso così diffuso, ma anche con il sospetto che nei commentatori sia facile dire l'ha fatto bene. In realtà a loro nessuno lo ha proposto. E il punto è quello: se ti propongono di andare al Grande Fratello dandoti 100.000 euro, tu puoi dire non ci vado perché mi fa schifo, ma vuol dire che allora i soldi sai guadagnarli e aspetto che li guadagni. Non che desideri avere dei doni di grande lusso, delle borse da 2 milioni, da 2.800 euro, che poi devono essere regalati dal padre. Allora i soldi in qualche modo ti possono essere utili, ma tu non vuoi regali, non vuoi nulla, hai un lavoro, benissimo, io sono felice. Certamente la virtù manifestata da mia figlia Evelina con questo rifiuto è un segnale importante, di grande carattere. Ma se qualcuno avesse proposto a voi una cosa come questa, e non ve l'hanno proposto, avreste dovuto pensare se 2 o 3 mesi in un posto sbagliato, in cui però mostrare il proprio carattere, se lo si ha, potevano essere una occasione da valutare. Questo ho detto. È chiaro che io sono compiaciuto più di voi che mia figlia abbia questo carattere, ma sono anche convinto che, non per cinismo, ma per il senso dell'opportunità, se tu puoi fare qualcosa senza un grande sforzo, che ti consente di avere una certa libertà, puoi valutare di poterlo fare. Questo ho detto. Se poi tu decidi di non andare, di rifiutare, poi hai bisogno del denaro per comprare quello che è
un bene di lusso, una cosa che appartiene al mondo che ti piace, allora a quel punto la contraddizione nasce, io questo l'ho detto. E non lo dico perché lei si è rifiutata, certo un gesto bellissimo, tutti a inseguirla, tutti a dire ma come mai non risponde, non viene, non vuol fare i provini, brava, 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 tutti, tutti, tutti qui avete detto questo. Ebbene, se dovesse, ve lo auguro, toccare un giorno a voi, vorrei vedere la vostra forza nel dire no. No, certo, avendo la possibilità di fare qualcos'altro. Ma io adesso aspetto che dopo questo no, mia figlia faccia qualcosa in cui può manifestare la sua intelligenza. Uno spazio per mostrarla lo ha comunque perduto. E io la televisione l'ho fatta e ho resistito. Io sono diventato sgarbi perché sono andato nei luoghi più volgari e ho reagito, qualcuno pensa anche con grande volgarità, anch'io, ma manifestando la mia resistenza. Io ho affermato la mia persona e la mia personalità in spazi in cui avrei dovuto fare solo delle ovvietà, comportarmi nel modo più prevedibile, e questo non l'ho fatto. Allora, questa esperienza, ve lo dico sul piano problematico, è felice del vostro entusiasmo, tutti, tutti, tutti attaccare me e dire ha fatto bene, sì, ha fatto bene. Io mi auguro che tocchi a voi, a quel punto potrete avere anche voi la stessa forza, ma quella forza non è detto che sia soltanto forza, può anche essere una volontà di non farsi coinvolgere, il rischio di non essere capaci di reagire. Ecco, io ho accettato la sfida e ho reagito. La mia esperienza, di cui non mi pento affatto, dimostra che si può andare in qualunque luogo senza piegare il capo. Questo avrei voluto da mia figlia. Tutto qua. Per il resto, brava, 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 brava. Non sei andato al Grande Fratello, hai fatto un gran rifiuto. Bravissima, tutti d'accordo. Voglio vedere voi, ma non lo dico per sfida, lo dico perché io ho fatto un ragionamento che andava oltre l'ovvietà di dire il Grande Fratello fa schifo. Certo, ha successo, ma fa schifo, e tutti dicono che fa schifo, e tutti pronti a dire, ah, che bello, che brava, guarda che entri tutti, tutti, tutti. Però occorre valutare che le occasioni nella vita possono arrivare e non sono soltanto da rifiutare. Si possono accettare e sfidarle. Ecco, io invitavo mia figlia, intelligente com'è, alla sfida. Tutto qua.